Un'attesa lunga 15 anni, la speranza di apertura di alcuni cantieri già in questo 2015. Con questo auspicio è stato presentato oggi in Regione il progetto preliminare di ristrutturazione parziale del Policlinico Umberto I, che interesserà 17 edifici per un totale di 80.000 metri quadrati e 728 posti letto, grazie ad un finanziamento di 220 milioni di euro. Ad illustrare nel merito e nei contenuti il piano generale di ristrutturazione conservativa il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, il direttore generale Policlinico Umberto I Domenico Alessio e l'ingegnere Remigio Tecchia, responsabile dei lavori insieme all'architetto Claudio De Angelis. Il progetto, pensate, già programmato 15 anni fa dunque, è stato approvato in 3 mesi dal nucleo di valutazione regionale e ratificato dal commissario ad acta per il piano di rientro della Regione, governatore del Lazio Nicola Zingaretti, per un investimento complessivo di circa 220 milioni di euro. Nel dettaglio, la parte di finanziamento statale è pari a circa 150 milioni, altri 91 circa saranno stanziati dalla Regione, mentre i restanti 602 mila euro saranno a carico dei privati, per un totale di oltre 241 milioni, di cui 21 sono già stati utilizzati per la ristrutturazione dei percorsi ipogei. La ristrutturazione conservativa, edilizia ed impiantistica interesserà 17 dei 39 edifici del Policlinico per un totale di 80.000 metri quadrati su 200.000 e ne beneficeranno 728 posti letto su un totale di 1.485, 576 di degenza ordinaria, 118 di day hospital e 34 di terapia intensiva, dislocati nei due edifici connessi con il DEA e il blocco operatorio. Il totale dei posti letto sarà però oggetto di rimodulazione, ne verranno dunque tagliati circa 250, in quanto l'intervento segue le direttive dei piani operativi. I lavori si concentreranno attorno al blocco centrale del DEA e delle sale operatorie. Tempi previsti? Questa è la domanda dei cittadini di Roma. Ora il progetto dovrà seguire l'iter burocratico, dall'approvazione da parte del nucleo di valutazione del Ministero della Salute all'apertura della conferenza dei servizi, al termine della quale verranno bandite le gare d'appalto. I lavori avranno una durata che si stima pari a 3-5 anni, a partire dall'effettiva apertura dei cantieri, a conclusione dell'iter burocratico ovviamente.